nominavi. No, sono contento, volevo innanzitutto ringraziare tutti quanti voi per l'occasione che si dà di parlare di questo tema, che a mio parere diventerà sempre di più un tema di ordine pubblico. Voglio ricordare che di questa idea e di questa nuova modalità si sta discutendo non solo a Napoli, ma a Messina, a Torino, a Roma, a Palermo. Sono tanti gli spazi che stanno seguendo e le amministrazioni che stanno seguendo questa strada. Per cui sono contento che si riesca a parlare anche di domenica mattina di questo tema a Marigliano. Una nota strettamente personale: Marigliano è un posto a cui sono molto legato perché qui abbiamo fatto insieme a molti compagni e compagne, amici e amiche, una delle battaglie contro lo scempio del territorio più importanti. Marigliano, ricordo che è tra purtroppo i comuni che rientrava nell'area cosiddetta del triangolo della morte, e qui proprio con alcuni amici abbiamo fatto numerose battaglie in difesa del territorio. Sono contento di stare con Francesco perché è autore di un libro che ho avuto il piacere di guardare più volte, e in realtà è anche un po' l'origine di tutto questo, perciò sono proprio contento di questa coincidenza, perché quando nel 2012 ci fu l'occupazione dell'ex asilo Filangieri da parte di un collettivo di artisti, registi, fotografi, noi dicevamo operatori, lavoratori e lavoratrici dell'arte, dello spettacolo e della cultura. Io personalmente stavo lavorando a un'altra idea, che era quella appunto degli usi civici in area rurale, cioè quelli classici, perché stavamo lavorando insieme a Giuseppe Messina e ai tanti autori, compreso Francesco, a quest'idea. Perché l'idea era sottrarre al vuoto in cui si trovavano molti di questi spazi agricoli, sottrarre al vuoto amministrativo ideale, e mettere a disposizione della cittadinanza con progetti di recupero ambientale contro la devastazione ambientale. Quando l'esperienza diciamo delle occupazioni a seguito del referendum sui beni comuni, sull'acqua bene comune, arrivò nelle città, si creò come un cortocircuito tra l'esperienza rurale, l'esperienza cittadina e l'esperienza di grandi movimenti di uomini e donne che rivendicavano spazi di libertà. Detto ciò, in che consiste l'uso civico urbano? Allora, l'uso civico urbano ha in sé un principio fondamentale, che è l'uso diretto da parte della comunità di un bene. La qualcosa può essere declinati in tanti modi. Le amministrazioni classicamente hanno uno strumento per fare questo, hanno l'assegnazione di un bene ad un'associazione. Questo è lo schema che, tra l'altro, quando funziona bene, garantisce la trasparenza dell'assegnazione, per cui evita le forme di clientelismo che invece molto spesso, proprio intorno alla gestione degli spazi, viene fatta, ma questo è solamente uno dei modi. E il modo dell'assegnazione, questa è la tesi portata avanti, sta, ahimè, dentro la logica proprietaria. Che significa logica proprietaria? Non do un giudizio di valore sulla logica proprietaria, ma sta in una logica per cui il bene appartiene ad un ente, e quest'ente nel tal caso è il comune, il quale si comporta come un proprietario rispetto a quel bene e può decidere di utilizzarlo per avere degli utili, per esempio affittandolo. O, ad esempio, la cosa che può fare, può decidere di far gestire una parte di quel bene ad una comunità per rigenerare quel bene stesso, per cui esternalizza in qualche modo la cura e la rigenerazione di un bene. Ecco, tutto questo noi abbiamo ritenuto non bastasse, anche se è stata una delle prime vie eseguite. Per esempio, a Berlino questa strada ha dato molti frutti quando si stavano per privatizzare servizi pubblici importanti, come per esempio il servizio della metropolitana. Lì ma la comunità berlinese più impegnata, venne l'idea dell'azionariato pubblico. Che significava l'azionariato pubblico? Non ci sono i soldi, nel paradigma proprietario economicistico c'è bisogno di mettere capitali, la comunità con piccole quote si compra, prende la maggioranza dell'azienda pubblica e la vincola ad una destinazione. Lì ha funzionato, per esempio, questo esperimento,
è stato ripensato anche in alcune, nelle prime ore della battaglia per i beni comuni in Italia, per esempio creare fondazioni che avessero un carattere partecipato molto, molto radicale, con un azionariato popolare, e poi si pensava appunto o di comprare il bene stesso o di farselo affidare dal comune, ma gestendolo nel modo più di in democrazia diretta, diciamo una democrazia radicale. Noi a Napoli abbiamo fatto un passo più radicale, diciamo, la parola radicale non sta a intendere un estremismo politico, ma proprio andare alla radice della questione. Secondo noi il tema era sfuggire alla trappola proprietaria. Come? Pensando ai beni non più come beni di un ente, ma come utilità pubbliche. E questo sta dentro la Costituzione italiana, non è una invenzione. Cioè, i beni pubblici in modo particolare sono tali proprio perché fanno eccezione, vanno in deroga tecnicamente si dice, fanno eccezione alla proprietà privata. In che modo fanno eccezione? Fanno eccezione nella misura in cui sono strumenti per incrementare il regime democratico da una parte e dall'altra per rimuovere gli ostacoli di ordine materiale, secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, che impedendo di fatto il libero sviluppo della persona ne impediscono la libertà sostanziale. Ecco, allora, se noi ci mettiamo da questo punto di vista, mi fa piacere che ci sono sia il sindaco che l'assessore ad hoc a questo tema, se noi cambiamo punto di vista, per cui l'amministrazione è titolare di quel bene, ma è titolare in una forma del tutto particolare, non è un grande proprietario, ma è il garante, si fa garante, un amministratore per conto terzi, diceva un grande amministrativista italiano, e per cui fa in modo tale che quel bene abbia una destinazione pubblica e sia aperto all'accesso diretto della comunità che intorno a quel bene insiste, che ha individuato quel bene come un'utilità, come un bene utile per bisogni che possono essere quella della socialità, quella della produzione artistica e culturale. Gli esempi napoletani sono tanti, sportelli medici aperti al pubblico, educazione, pedagogia popolare, cioè voglio dire ogni comunità esprime i suoi bisogni. Allora vedete che in questo schema la proprietà non è più, è a titolo di qualcuno, in questo caso il pubblico, ma il pubblico si interpreta in un altro modo, cioè si fa garante che quei beni siano ad accesso libero della comunità. Come si fa questa cosa tecnicamente, amministrativamente? Poi spero che Anna e gli altri dicono anche qualcosa sul processo invece vivo, perché senza il processo vivo delle comunità che individuano il bene, lo rigenerano proprio socialmente, tutto questo discorso resta campato in aria, resta un tecnicismo. Dal punto di vista tecnico, un comune come può fare questo? Ecco, il diritto amministrativo si è scordato, ma sempre perché anche nel diritto valgono i paradigmi, e un paradigma è come un modello, no? In gabbia delle pratiche. Perché si è scordato il diritto? Si è scordato degli usi. Gli usi stanno nel nostro ordinamento, stanno nelle preleggi del codice civile, per cui, e sono fonte di diritto. Ora, tutta questa cosa alla seconda metà dell'Ottocento è stata completamente rimossa fino alla legge del 27 sulla dismissione degli usi civici, proprio perché il regime fascista intendeva liquidare queste grandi estensioni di territorio che noi ancora abbiamo sul nostro territorio per darli ai privati. Gli usi come si attivano in un'amministrazione pubblica? E questo è l'altro tema. Intanto, il primo passaggio che noi abbiamo fatto a Napoli qual è stato? Inserire nello statuto comunale, lo statuto comunale è la carta costituzionale di una comunità, cioè è lo strumento dal punto di vista tecnico-amministrativo e ideale più potente, per cui noi abbiamo fatto sì che il comune mettesse dentro l'amministrazione pubblica, riconoscesse dentro lo statuto comunale i beni comuni, e questo è stato il primo passaggio, cioè che c'è una categoria di beni che è strettamente legata ai diritti fondamentali e ai bisogni fondamentali della persona. I beni comuni come beni che sono destinati a soddisfare immediatamente diritti e bisogni fondamentali. Questa è la grande lezione della Commissione Rodotà. Poi abbiamo fatto una serie di atti deliberativi. Qual è il secondo passaggio? Una volta individuato un bene come bene comune, si fissa la destinazione d'uso. Questa è una cosa che un comune può fare
con una delibera di giunta, una delibera comunale, cioè destinare un bene a una destinazione pubblica. Poi c'è il terzo passaggio, che è l'uso, che è la cosa più complicata. Noi quale passaggio abbiamo fatto intermedio? Il comune, dopo aver riconosciuto i beni comuni nello statuto comunale, dopo aver fatto delibere comunali di consiglio e di giunta per destinare dei beni a funzione pubblica, ha fatto un terzo passaggio, ha riconosciuto le sperimentazioni in corso, cioè ha riconosciuto che in uno spazio c'era una comunità di cittadini, anche qui un soggetto informale, perché nella nostra Costituzione c'è un grande soggetto informale, che è il popolo italiano, che detiene la sovranità e l'esercita nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione. Per cui ha riconosciuto la specificità della sperimentazione e stiamo concludendo il passaggio con le dichiarazioni d'uso da parte delle comunità, cioè queste comunità si impegnano a usare lo spazio in modo regolamentato, garantendo accessibilità, inclusività, imparzialità quando si decide di questi beni e l'autonomia, cioè l'autogoverno delle comunità, che non è un fatto, anche questo, quando si parla di autogoverno e autogestione sembra andare a fasi tribali o estreme, no, si tratta che la comunità che conosce i propri bisogni organizza il tempo e lo spazio in base ai bisogni che esprime quella comunità di persone. Qual è il passaggio ultimo amministrativamente che bisogna compiere? A Napoli stiamo per chiudere questo passaggio, perché nelle preleggi del Codice Civile gli usi sono riconosciuti come fonte di diritto solo se sono riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti. Ora, un comune non può fare leggi, ma può fare regolamenti. Allora, si tratta di scrivere, di rivedere i regolamenti che riguardano, per esempio, i piani regolatori e che riguardano la gestione del patrimonio pubblico, e mettere un articolo che riconosca gli usi laddove ci sono, per cui mette l'amministrazione nella possibilità di riconoscere amministrativamente un uso e predisporre tutti i meccanismi amministrativi del caso. Questo dal punto di vista tecnico-amministrativo non è una cosa complicata da fare, anche se il nostro diritto amministrativo è tutto centrato sulla nozione di proprietà privata, perciò questa cosa non viene vista da quel punto di vista, perché se il comune si interpreta come il grande, un proprietario in grande, è un proprietario solo affitta il bene, lo dà in comodato d'uso gratuito, lo dà, ma non può fare altro. Ma se il comune cambia punto di vista, cioè se il comune, se le pubbliche amministrazioni finalmente si sganciano dal codice civile del 42, che è precostituzionale e nasce in un'altra cultura, un'altra idea di Stato, e si interpretano invece come enti costi ottocentesco, si interpretano invece le amministrazioni, ma oggi la possiamo fare questa cosa, dentro il diritto costituzionale, dentro la maglia della Costituzione italiana, che è uno Stato di tipo nuovo, a cui ancora non ci... Guardate, io l'altra volta in un altro convegno dissi una cosa: noi ci troviamo come Colombo quando arrivò in America nel 1492 con le Costituzioni. Noi pensiamo di noi non abbiamo capito la terra giuridica e di civiltà in cui ci troviamo, perché continuava a interpretare il ruolo del sindaco, dell'assessore, dell'amministratore, del primo ministro in maniera ottocentesca. Cioè, siamo ancora allo Stato di diritto, che è una grande cosa, ma non è lo Stato costituzionale, perché lo Stato costituzionale è lo Stato comunità in cui la sovranità non appartiene alle leggi, non appartiene al sovrano, appartiene al popolo, che la esercita in tutte le forme di mediazione che ha. Questo è il passaggio di paradigma. Allora, l'amministratore pubblico, se si mette nel quadro costituzionale, ha un'altra funzione, ha proprio una funzione molto simile al mestiere che fanno alcuni di noi, del docente, cioè di predisporre le condizioni per cui si possa sviluppare liberamente la personalità umana, perché questo è il cuore del sistema costituzionale. Se noi non cambiamo paradigma, se l'amministrazione non fa questo sforzo, e se anche noi da quest'altra parte, come abitanti di un luogo, non cambiamo prospettive, non ci mettiamo nell'ottica che tutto lo spazio che ci sta intorno è uno spazio di cura collettiva, se noi non ci mettiamo nell'ottica che dobbiamo dare luogo a istituzioni di convivialità, dove c'è al centro la gioia di vivere, la solidarietà, il mutuo soccorso, che sono cose che
possono rappresentare l'unico argine all'individualismo proprietario e all'individualismo di rapina che ci sta circondando. Guardate, l'austerity sta deprivando il paese di strumenti fondamentali per la vita collettiva e noi trasferiamo ogni tornata amministrativa, economica, milioni di euro a enti privati quali le banche, togliendole ai servizi sociali, togliendoli all'assistenza pubblica. È quello che sta succedendo. E l'ultimo caso è del Monte Paschi di Siena. Noi abbiamo ripianato un debito che era un debito privato, non un debito pubblico. Noi abbiamo un grande patrimonio pubblico di risorse umane e materiali che rischia di essere completamente disperso in questa logica, perché i comuni sono nella tenaglia dell'austerity. I comuni sono l'ente di prossimità lasciato in prima linea a massacrare le popolazioni con i tagli ai servizi. Il bilancio comunale è una cosa terribile da fare nel campo della dittatura finanziaria. Allora, o noi, ma come comunità, nei vari gradi di esercizio della sovranità, dal sindaco al cittadino disoccupato, al bambino, noi dobbiamo ripensare lo spazio comune in cui ci troviamo. Gli usi civici, collettivi, urbani hanno questo significato: aprire dentro la maglia della crisi un nuovo modo di stare insieme e rimettere al centro l'utilità di quel bene, ritornare alla radice del bene pubblico. Quando nella cosiddetta notte gloriosa, 31 agosto 1790, i beni del re diventano beni del popolo, era questo il senso. Noi ce ne siamo dimenticati, che la storia dimentica perché è la storia dei vincitori, ma se noi recuperassimo invece la storia di chi ha portato a ripensare gli ordini sociali, l'organizzazione politica, forse proprio a partire da spazi piccoli come questi, ma altamente significativi e potenti dal punto di vista dell'immaginario, forse una via la troviamo. Ecco, io poi spero ci sia dibattito, ma credo questo siano i nodi fondamentali. E se voi andate in qualsiasi realtà viva, fatta da comunità come gli amici ci hanno invitato qui oggi, e voi vedete che c'è un altro modo di stare insieme, c'è un altro modo, come diceva un grande giurista, oggi presidente della Corte Costituzionale, Paolo Grossi, è un altro modo di possedere, proprio un altro modo di relazionarsi alle cose. E forse dovremmo fare i conti col verbo essere e avere, ma questa è una questione più filosofica, passo la parola al francese. Grazie. È chiaro, è una contraddizione dare un'identità specifica a un bene comune, in linea di principio, e poi vi racconto l'esperienza di Napoli. Ma noi non dobbiamo dimenticare che stiamo parlando della proprietà, e un grande autore di filosofia politica, qual era Tocqueville, diceva che è il grande campo di battaglia, cioè la proprietà resta un terreno di contesa e di lotta sociale. Ed è chiaro che se questa stazione oggi è oggetto di una discussione è perché c'è stato un atto di rottura, e dunque la comunità, la collettività, il collettivo, un gruppo di uomini e di donne che si fa carico di aprire il conflitto, di aprire la contesa sul bene, è chiaro che una prima fase può anche proprio marcarlo, segnarlo, caratterizzarlo. Noi a Napoli venivamo da un collettivo che era il collettivo La Balena. Perché La Balena? Perché noi pensiamo che il lavoro degli artisti, il lavoro di cultura, il lavoro del ricercatore è un lavoro molto simile a questo enorme mammifero marino, cioè passa molto tempo in abissato a studiare, a riflettere, penso anche il lavoro appunto di un creativo, e poi ha delle emersioni, possono essere un testo, un seminario, un'opera d'arte, una mostra fotografica. Però noi abbiamo detto, tutti questi lavoratori e lavoratrici dell'arte, dello spettacolo, della cultura, individuano un posto, quel posto era un palazzo bellissimo, affidato ad una fondazione privata come fondo di garanzia per esporsi a chiedere prestiti alle banche, e all'inizio noi eravamo il collettivo La Balena, lo spazio era stato identificato con La Balena. Noi dopo la terza assemblea ci siamo sciolti, abbiamo sciolto il collettivo, ci siamo tenuti in assemblea come questa, in un grande cerchio, in una grande assemblea, e quello spazio adesso ha il nome che era proprio del patrimonio, ex asilo Filangieri,
punto, noi abbiamo sciolto quella contraddizione sciogliendo il collettivo, perché avevamo esattamente le stesse, lo stesso principio che diceva Carmine. Noi volevamo essere presso qualcosa, non volevamo possedere qualcosa, volevamo utilizzare, volevamo avere accesso a quel bene. Ora, la questione della proprietà, noi quando diciamo proprietà, diciamo, semplifichiamo in realtà, e l'ha detto prima bene il sindaco, richiamando gli usi che si stanno in tutte le aree rurali, e già lo spazio, io penso che noi questa riflessione la dobbiamo inquadrare nell'area metropolitana. È ovvio, non ha senso parlare solo di Marigliano, Marigliano sta in un'area metropolitana come la città Napoli, ci dobbiamo pensare in una rete molto, in una delle più grandi aree metropolitane del Mediterraneo e d'Europa, stiamo parlando di questo, cioè siamo, dobbiamo guardare a Tangeri, al Cairo, ad Atene, no? Cioè noi siamo questa cosa qui nel campo mediterraneo e poi anche nord europeo, però siamo una grande area metropolitana che ha tanti problemi. Quando parliamo di proprietà, allora dobbiamo capire che intanto è un campo di contesa, non è pacifico mai, non si può eludere il tema del conflitto sociale quando si parla della proprietà. Ma dal punto di vista proprio concettuale, a me affascina la politica del diritto e la filosofia del diritto, perché ti dà gli strumenti pratici, perché quel luogo altro, proprio una piccola nota sull'etimologia di utopia, non è atopia, non è un luogo, l'utopia, è un luogo altro, è proprio un luogo altro, è un altro luogo che sta nelle cose, che aspetta di venire fuori, di farsi concreto. E allora, quali sono gli strumenti dal punto di vista, a me interessava, amministrativo, guardando il diritto costituzionale, guardando il diritto pubblico, che permettono questa fuoriuscita, questa emersione? Bene, qual è stato il mio punto di partenza? Innanzitutto rivedere le articolazioni interne alla proprietà. La proprietà sostanzialmente è un fascio di diritti che dà delle garanzie e che mette insieme tre cose: titolarità, utilità e frutto. Questo è lo schema della proprietà. Se noi dividiamo questo schema, cioè che le utilità non sono esclusive di chi ha la titolarità, che il frutto, cioè il bene che ne emerge, non è esclusivo del titolare. E questo è vero solo, cioè questa coincidenza tra questi tre temi, cioè l'esclusività del bene in tutte le sue forme, questa esclusività è vera solo dalla seconda metà dell'Ottocento, quando un certo diritto ha prevalso su altri diritti. Non è vero in sé il pensiero giuridico per la proprietà. La proprietà è un modo per garantire una relazione tra un soggetto e un bene. Ora, le forme in cui questa relazione si può dare sono tante. La proprietà esclusiva è solo una di queste forme, quella secondo me più pericolosa e più dannosa. Perché? Io mi domando, dal punto di vista numerico e quantitativo, ma quanto male fa una società avere un bene abbandonato? Il danno. Allora, quel parametro numerico che è importante, ma quel parametro numerico, ad esempio, che determina la quantificazione del PIL in tutti i paesi nostri, europei, per rimanere in ambito europeo, non è assolutamente conto, non sa calcolare il danno sociale di un'azienda insalubre, il danno sociale ed economico di un pezzo di patrimonio abbandonato. E venendo alla proprietà privata, parla della nostra Costituzione, la proprietà privata è una delle articolazioni, non è messa nemmeno più tra i diritti fondamentali, perde la legalità che aveva prima, è nelle funzioni sociali ed economiche e si accompagna a un'altra proprietà, per cui viene la grandezza della nostra Costituzione e che toglie il primato alla proprietà privata come unica forma di proprietà, perché aggiunge a fianco alla proprietà privata la proprietà pubblica, che è una polemica contro la proprietà privata, che infatti l'introduzione di quest'altra fattispecie o specie di proprietà pubblica obbliga il termine costituzionale, la proprietà privata alla funzione sociale. Ora io mi domando, un bene privato che non svolge funzione sociale, ma anzi ha una funzione asociale, perché una casa utilizzabile per essere abitata, che è chiusa e che sta lì a rendita parassitaria, anzi non funziona nemmeno più niente, è un danno sociale. Punto. Almeno un danno sociale per tutti
coloro sono esclusi dall'accesso ai beni. Allora il problema non sarà capitato anche il capitalismo più avanzato. Il capitalismo più avanzato non vuole possedere più niente, vuole gestire i servizi, vuole le utilità, vuole il tema allora di contesa oggi, questo Nodo Tal ha spiegato bene nell'ultimo incontro che abbiamo tenuto a Napoli, è il tema dell'accesso ai beni. Allora, un tempo il motto era non più tutti proletari, ma tutti proprietari. Il motto della Democrazia Cristiana fu al tempo del dibattito della Costituente. Oggi forse ed è stato anche in parte per l'area socialista e comunista questo, l'idea della ridistribuzione come idea di rendere ognuno un piccolo proprietario. Ma oggi è l'idea di rendere libero l'accesso ai beni. In che modo libero? La libertà non è un concetto astratto. La libertà è sempre libertà concreta, per cui regolamentare. C'è una regola, secondo me, per gli usi civici. La tutela del bene, l'ha ricordato Francesco, la conservazione per le future generazioni. C'è un tema che qui non possiamo accennare, ma che è il grande tema della democrazia ecologica, cioè di una visione sistemica, per cui ogni mia azione ha delle ripercussioni nella comunità in cui mi trovo. Io devo sempre pensarmi in un in contesto, in un'opera che tocca all'altro. Allora, il problema di questa idea di società, che non è nuova, è sempre stata nella storia dell'umanità, è che noi siamo in relazione e che ogni mio movimento determina il movimento di un altro e viceversa, ogni movimento dell'altro determina me come soggetto in relazione. Allora, l'uso civico collettivo urbano è una forma regolamentata di libero accesso a un bene. Che significa regolamentare? Che la comunità che insiste su questo bene troverà da sé in una forma pubblica assembleare le forme e i modi, il come di gestione di questo bene. E lo diceva prima bene Antonio Nello, scusami, lo diceva prima bene Nello. La questione è di tenere sempre presente che un bene senza, lo diceva anche Hans, un bene senza il nesso con la comunità non esiste. Allora l'invito mio è questo, cioè se noi pensiamo alla proprietà come una forma di relazione e che ci possono essere tante forme di proprietà, noi dobbiamo incominciare a capire come rendere accessibile la proprietà pubblica e privata ai bisogni e ai diritti fondamentali della persona. Cioè sono strumenti, la proprietà è uno strumento che permette di fare delle cose. Ora, se noi capiamo questo, ci sono molti strumenti amministrativi, per esempio, passi inosservato in quella terribile legge che è lo sblocco Italia, ma ci sono due articoli molto interessanti che comunità di cittadini hanno introdotto in modo intelligente. Il baratto amministrativo. Il baratto amministrativo è uno strumento oggi che le amministrazioni possono utilizzare per dire perfetto, questo bene tu non hai i soldi per pagare una tassa. Vediamo quale utilità hai per ripagare in un altro modo quel calcolo numerico, lo puoi ricompensare in un altro modo. Oggi le amministrazioni hanno, per esempio, uno strumento come questo. Non è il massimo, ma è uno strumento. L'altro strumento che si può utilizzare è stato utilizzato spesso l'esproprio. L'esproprio fu un dibattito, adesso per preparare proprio un piccolo articolo su questo, perché fu un dibattito molto acceso agli inizi del Novecento. A inizio del Novecento, quando si scrivono le leggi di tutela ambientale, e lì il tema era: espropriamo questi beni. Qual è il problema dell'esproprio? Che costa? Per cui i comuni e lo Stato all'epoca non si potevano permettere l'esproprio. Ci fu un geniale giurista, Pappaiolo, Luigi Pappaiolo, dimenticato dalla scienza giuridica in generale, ma che ribatté a Benedetto Croce e a tutto il gruppo parlamentare che stava lavorando su questo, dando un'idea, anche questa antica ma innovativa, la servitù pubblica. Io non ti esproprio, ma vincolo quel bene e ti obbligo ad una servitù pubblica. Questo è uno strumento gratuito per le pubbliche amministrazioni, cioè non costa niente. Ma io piglio un bene privato abbandonato, proprio perché abbandonato, per ripagare il danno sociale che sta procurando, lo vincolo ad una servitù pubblica. Può essere di tipo abitativo, può essere di tipo sociale, ricreativo, pedagogico,
E questo è lo strumento che le amministrazioni hanno, perché le servitù, che sono strumenti che noi teniamo dall'antico diritto romano, abbiamo completamente dimenticato in un regime proprietario. Proprietario esclusivo. Il tema è liberare dall'esclusività, rendere accessibile e usare tutti gli strumenti amministrativi